una quindicina di anni fa, quando loro insegnando in classe mi proposi durante le ore di italiano di utilizzare il testo biblico come un testo letterario, insomma, una lettura letteraria è possibile farla, e scelsi proprio la storia di Giuseppe per far vedere ai ragazzi come funziona la narrativa biblica, ma più in generale la narrativa del mondo antico, del vicino Oriente antico. E allora venne uno degli studenti da me, disse, il mio parroco mi ha detto che lei a scuola non può leggere la Bibbia. Ho risposto, se il tuo parroco ha qualche problema interpretativo può venire qui in classe e illustra a voi quali sono i problemi che ha trovato nella mia esposizione. Nessuno dice la verità, io non, nemmeno oggi vi racconterò la verità, vi racconterò come si può leggere il testo. E da allora ogni tanto mi tocca ritornare sulla storia di Giuseppe. È una storia molto intrigante per diversi aspetti. Io nel titolo ho messo, tanto che oggi devo parlare di Genesi 37, non di tutta la storia di Giuseppe, pur facendo un breve cappello introduttivo, non si può parlare di Giuseppe senza dire due parole. Quindi ho messo un dramma familiare, punto interrogativo, la differenza di come nel titolo di oggi ho messo il punto interrogativo per segnalare una serie di problemi interpretativi. Cercheremo di vedere ora come si può leggere il testo della storia di Giuseppe inserito nel contesto in cui si trova. Perché si può leggere come storia a sé stante, oppure si può leggere inserito in un contesto. In un contesto, diciamo, per usare un canonico, una lettura canonica. E saltiamo il riferimento a Siracide, quando Siracide ci parla di Giuseppe. Di Giuseppe non si parla molto nella Bibbia fuori da Genesi, probabilmente le parole più belle le ha scritte Ben Sira: non nacque un altro uomo come Giuseppe, capo dei fratelli, sostegno del popolo, perfino le sue ossa furono onorate. È una nota incredibile di Giuseppe, ma partiamo il sugo, memoria manzoniana, il sugo di tutta la storia. Prime parole. Il testo biblico, cosa ci vuole raccontare? Noi possiamo leggere a vari livelli il testo biblico, con varie mitologie, con vari approcci. Una delle prime domande che ci si deve porre è: che ci fa quel racconto lì? Perché è stato inserito quel racconto in quella posizione e non altrove e non con altre modalità? Quindi la prima domanda che dovremmo porci è: che tipo di racconto la storia di Giuseppe, questi capitoli, che tipo di racconto sono? Prima domanda. La risposta che danno gli esegeti, quindi chi si è occupato per lunghi anni di analisi del testo biblico, la risposta che danno è che si tratti di una narrazione novellistica, lo dice Luis Alonso Schoenker, ce lo dice lui, è un'autorità in materia, non è un giovane studente universitario che si mette a leggere le cose, è un grande maestro, quindi è una narrazione novellistica. Ma se andiamo a vedere altri esegeti, cominceranno a dire: sì, però questo capitolo appartiene a un altro genere letterario, a quest'altra parte, poi c'è una saga, poi c'è invece un racconto di altro tipo. Però dire che è una narrazione novellistica mi sembra che sia una buona definizione. Questo anche nel contesto biblico non è una cosa da poco, perché la
il modo di narrare che troviamo in questi capitoli di Genesi si stacca dal modo di narrare che troviamo nelle storie precedenti dei patriarchi. Le storie precedenti dei patriarchi, io le interpreto così, sembrano essere dei canovacci narrativi su cui la tradizione narrativa popolare si può aggiungere e si è essenziale. La storia di Giuseppe invece c'è uno sviluppo notevole, come anche Elena, quindi è una costruzione letteraria di notevole qualità, con richiami interni che fanno capire come chi ha redatto il testo nella fase finale ha voluto mettere insieme tutti gli elementi, anche con richiami esterni, quindi ad altri racconti precedenti relativi alle storie. Quindi diciamo che possiamo dire che è una narrazione novellistica, e dicendo questo di sicuro non andiamo lontano dal vero, anche se gli antichi, soprattutto nel mondo semitico, forse non si ponevano il problema in questi termini, però nella letteratura del vicino Oriente antico, tra l'Egitto, la Mesopotamia, Ugarit e altrove, gli esempi di narrazione novellistica ne troviamo diversi, tanti. Poi c'è chi dice che la storia di Giuseppe abbia un'origine veramente forse egiziana, quindi se andiamo verso l'Egitto, la letteratura dell'Egitto antico, se avete avuto modo un po' di leggere qualcosa, è una letteratura ricchissima, vastissima, con anche novelle e racconti di grande piacevoli e interessanti. Qual è il succo della storia, o il sugo di tutta quanta la storia, per renderci conto di qual è l'intento di chi scrive questo testo della Bibbia ebraica? E stiamo parlando della Bibbia ebraica, stiamo parlando di Genesi, ma stiamo parlando in generale della primi cinque libri della Bibbia. Chi ha scritto questa storia, che intento aveva? Forse possiamo trovare l'intento, definiamolo etico, morale, in quanto Giuseppe dice nel capitolo 50, versetto 20, voi avete pianificato, già questo verbo pianificare ritorna più volte in tutta la storia, contro di me un male, Dio l'ha pianificato in un bene. Tutto quello, qui sembra di leggere l'inizio di una lunga tradizione nell'ebraismo che giunge fino ai nostri giorni, e tutto ciò che Dio opera non opera per il bene. E siamo noi che non riusciamo a cogliere qual è il bene che ci viene da ciò che ci capita. Giuseppe interpreta e dice, voi avete pianificato contro di me un male, traduciamo così, ma si può tradurre anche in altri modi, Dio l'ha pianificato in un bene. Utilizzo la traduzione di UNM, che mi sembra molto fedele al testo ebraico, infatti non dice il male, ma un male, perché non c'è l'articolo in ebraico, e questo potrebbe essere il sugo della storia. Quindi un racconto che vuole far comprendere come tutto ciò che capita, chiaramente non a caso, ma sotto le ali di Dio, va sempre per il bene, porta sempre al bene, a un bene, produce effetti positivi, se è sotto le ali di Dio, evidentemente. Ma è un racconto unitario? Altra domanda. È un racconto unitario? Per certi aspetti sì, per altri no. Il testo presenta una notevole unitarietà linguistica e narrativa, unitarietà linguistica che si differenzia rispetto agli altri capitoli di Genesi. In tutta la storia resta però aperto un grosso grande, e ci fa Genesi 38 della storia di Giuseppe, cioè la storia di Giuda e di Tamar, cosa ci fa di mezzo? Questo non è un problema da poco. Alcuni dicono, è stato inserito lì, quando leggiamo Giuseppe lo saltiamo, no, non va bene,
perché se è stato inserito in quel punto ci deve essere un motivo preciso, altro che il testo sacro, se dice di sicuro, ma la redazione finale, chi ha redatto il testo finale, non l'ha fatto, cioè non l'ha fatto l'andacato, sì, ho un capitolo, non so dove metterlo, lo metto lì, no, se è messo in quel punto ci deve essere un motivo, e questo capitolo relativo a Giuda, quindi è colui che doveva essere, nelle linee vincenti nella tradizione ebraica, nella sua storia con Tamar vuol dire palma, noi usiamo sempre il termine ebraico, se traducessimo tutti i nomi propri in italiano, a parte che a volte sorrideremmo, però è interessante vedere come ogni nome abbia un significato preciso e non sia mai dato a caso. Tamar vuol dire palma. Questa storia avremo modo di vedere andando avanti che non è messa lì a caso, e c'è un motivo molto molto importante. È un'interpolazione narrativa, Genesi 38, oppure fa parte integrante della storia di Giuseppe? Il pensiero mio, non solo mio, è che faccia parte integrante della storia di Giuseppe, e che sia quindi fondamentale leggere anche, mai saltare quel capitolo. Dico sempre, quando si legge i salmi, mai saltare il titolo, il testo del salmo contiene anche il titolo, qui è la stessa cosa. Qui non si parla di Giuseppe, bene, salto il capitolo 39, no, va detto anche questo. Ma per dare una risposta, non definitiva, ma una risposta che ci permetta di comprendere perché Genesi 38, mi soffermo su questo, perché è importante capire qual è all'interno della Bibbia il valore e il significato di questi capitoli dedicati a Giuseppe. Dobbiamo vedere qual è il ruolo che ha Genesi 37-50 nello sviluppo della narrazione che troviamo nel Pentateuco, in particolare fra Genesi ed Esodo. Qual è? Genesi 37-50 cosa fa come primo elemento? Collega la storia dei patriarchi al racconto dei fatti dell'Esodo. Una specie di trait-d'union che mette in moto quello che accadrà con l'inizio del libro dell'Esodo. Quindi la storia può avere un raccordo spazio-temporale dell'Esodo. Qualcuno deve finire in Egitto se ci deve essere, ci deve essere l'Esodo. Quindi dobbiamo portare in Egitto Giacobbe e la sua famiglia. E da dove conosciamo che questo è importante per lo sviluppo della storia dell'Esodo? Perché in Esodo 1:8, quando c'è l'inizio della vicenda dell'Esodo vero e proprio, sta scritto: e sorse un nuovo re sull'Egitto che non aveva conosciuto Giuseppe. Quindi c'è un rapporto diretto. Quindi, ora è finito un periodo X della storia degli ebrei in Egitto, ne comincia uno nuovo, c'è un faraone, c'è faraone, perché il re si chiama faraone, non si chiama, non ha un nome, non è che si chiama Mosè, si chiama faraone, ok? Non si chiama Ramses, ma faraone. Sorge quindi un nuovo re, faraone, che non aveva conosciuto Giuseppe, e quindi c'è il richiamo diretto alla storia precedente. Tutto quel periodo, forse buono, forse non così tragico come la cosiddetta schiavitù in Egitto, a un certo punto viene messo in luce con questo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Ecco allora che la storia di Giuseppe è l'elemento che ci permette di dare spazio all'Esodo. Infatti che non è il richiamo diretto, l'Esodo comincia qui. Sorse un re che non aveva, e da lì cominciano problemi gravi per gli ebrei in Egitto. Ma ci possono essere anche altri punti di vista, ve ne lancio solo uno, punto di vista ebraico, senza entrare nel merito perché altrimenti perderemmo ore e ore.
La tradizione ebraica legge la Bibbia divisa in sezioni a Rashut. Ogni sabato, ogni Shabbat, si legge una porzione della Torah, dei primi cinque libri della Bibbia. Questa sezione legata a Giuseppe è divisa in quattro parashot, quattro santi, per cui non c'è una lettura continuata, cioè che è continuata perché di sabato in sabato si va avanti, ok? Ma viene spezzata in quattro momenti, e da ogni momento, da ogni sabato, si fa emergere qualche elemento particolare. Poi è chiaro che se si commentano 3-4 capitoli si può insistere su un aspetto, si può insistere su un altro, si può evidenziare un elemento, se ne può evidenziare un altro, però la tradizione ebraica ci insegna a leggere il testo parasha per parasha, poi collegata anche con i brani, i testi dei profeti, quindi la Torah che viene messa assieme. Quindi c'è una lettura sinagogale che ci invita invece a non a leggere in modo unitario come faremo noi, ma a leggere parte per parte e andare a cercare in ogni parte qual è il sugo della storia. Allora poniamoci la domanda: ma chi è Giuseppe? Perché viene narrata la storia di Giuseppe? Che senso ha questa lunga narrazione? E cosa ci vuole insegnare la Bibbia, dico sempre ebraica, cattolica? Chi è Giuseppe? E qui i problemi sono tanti, elenco solo tre. Giuseppe è una storia di fratelli. Prima storia di fratelli è Caino e Abele. C'è chi dice: una volta narrata la storia di Caino e Abele, tutta la narrativa mondiale è già inclusa lì, quindi abbiamo finito. Tutto quello che si narra dopo è la storia di Caino e Abele. Ma Giuseppe si presenta come un Abele, come anche l'anti-Abele. In che senso? È colui che subisce la violenza dei fratelli, ma al contrario di Abele ha un esito positivo. Quindi ci può essere una lotta fra fratelli che non porta necessariamente alla morte, oppure porta in un'altra direzione a evidenziare altri elementi. Quindi Giuseppe, come la storia di Giuseppe, come correzione della storia di Caino, di Caino e Abele. Poi qui potremmo a lungo soffermarci. Il nome Giuseppe in ebraico deriva dalla radice che vuol dire aggiungere, poi vedremo perché. Abele invece deriva dalla radice che vuol dire qualcosa di vacuo, un ventice, è quella famosa vanità delle vanità, tutto è vanità di Coelet. Sapete che oggi se uno non traduce Abele degli Abeli, tutte Abele, è considerato, legge il testo biblico, va di moda dire oggi, quando leggiamo Coelet, non vanità delle vanità, diciamo Abele degli Abeli, perché è la stessa parola, Abele degli Abeli. Se traduce in italiano Abele degli Abeli, tutte Abele, o viene preso per pazzo, però c'è uno stretto rapporto col testo per capire che quando leggiamo quella vanitas, non è la vanitas latina, ok? Ma è un rapporto diretto con Abele. Perché Abele è chiamata Abele? Non soffermiamoci. Ma un secondo elemento importante, Giuseppe, adesso sto andando lentamente, ma non preoccupatevi, non staremo qui fino, per porre anche problemi che possono ritornare la volta scorsa, che potrete anche approfondire con altri. Non è che la cosa si chiude qui oggi, ma avete altri 5, 6, quanti sono gli incontri? Avete tot incontri ancora, per cui avrete modo di sentire altre voci, altri approcci, altre voci. Giuseppe Esther. Sono due grandi racconti di due che hanno successo fuori da Israele. E tra l'altro anche la storia di Esther è una bella novella, un bel racconto. Darlo a leggere è un grande racconto. Quindi vedete, c'è qualcosa che accade per salvare il popolo ebraico fuori da
fuori dalla terra, la terra insomma di Canaan in questo caso. Quindi Giuseppe e Esther possono essere letti in parallelo. Chiaramente Esther viene molto dopo, insomma, forse come relazione finale, non tanto, però collocato nel tempo, insomma, nello sviluppo della storia del popolo ebraico, viene molto dopo. Poi il rapporto che invece quasi mai viene fatto è Giuseppe-David, il re Davide. Invece c'è un rapporto molto profondo tra Giuseppe e David, il re Davide. E adesso cerchiamo di capire il perché. Io voglio insistere su Giuseppe e su David, perché è qui che si gioca il senso di questo grande racconto su Giuseppe. E guardate che questo l'ha capito sia la tradizione ebraica che la tradizione cristiana, che con modalità diverse leggono allo stesso modo, chiaramente su due versanti diversi, ma leggono allo stesso modo il testo. Sia Giuseppe che David sono figli di giovani di un padre anziano, sono pastori del gregge, un po' meno, però David sì, hanno particolari abilità e conoscenze. Giuseppe ha dei sogni e li sa interpretare. Poi sono sogni particolari, un po' strani, che non rientrano nella categoria dei sogni biblici, ma forse più in altri contesti, ma è interessante. David sa suonare la cetra, poi diventa un grande eroe, insomma. Sono piccoli, Giuseppe ha 17 anni quando comincia la storia di David, più o meno a un'età simile, tant'è che il profeta Samuele non voleva nemmeno vederlo, insomma c'erano gli altri figli di esse, e alla fine di un David, e sono entrambi, guardate che erano ancora secondarie, di bell'aspetto. Genesi 39,6, su questo di bell'aspetto di Giuseppe poi ritorneremo dopo, è il primo Samuele 16,12, quando si dice che era fulvo, rosso di capelli, dai begli occhi e di gradevole aspetto. Con questo rosso ha una storia letteraria incredibile, per cui tutti quanti lo sanno, ma il fatto che si insista su caratteristiche fisiche legate alla bellezza non è secondario, perché guardate, nel testo biblico le descrizioni dei personaggi sono pressoché inesistenti, e quando compaiono bisogna interrogarsi perché dice queste, usa degli aggettivi o descrive caratteristiche fisiche di questo personaggio, di altri no. Sono elementi testuali importanti su cui la tradizione ebraica è una tradizione molto attenta al testo, a cosa c'è scritto e anche alle particolarità del testo, perché è scritto così e non in un altro modo, ci invita a leggere il racconto di Giuseppe in prospettiva messianica. Natale dice: togliete da destra Giuseppe e da destra Cristo. La tradizione ebraica chiaramente non dice questo, però invita a leggere in prospettiva messianica il racconto di Giuseppe. C'è una prova specifica, la troviamo nel capitolo 38. Ecco cosa ci fa il capitolo 38, quello relativo a Giuda e a Tamar. Viene detto a un certo punto, quando giunse per Tamar, sapete tutti cosa ha fatto, il momento di partorire, ecco, aveva nel grembo due gemelli, nuovi problemi. Durante il parto uno di loro mise fuori una mano e la levatrice prese un filo rosso scarlatto e lo legò attorno a quella mano dicendo: questo è uscito per primo. Ma poi questi ritirò la mano ed ecco venne alla luce suo fratello. Allora ella esclamò: come ti sei aperto una breccia? E fu chiamato Perez di breccia. Poi uscì suo fratello che aveva il filo scarlatto alla mano e fu chiamato Zerah.
Genesi 37-30. Ma perché questo testo ha valore messianico? Non c'è nulla messo a caso nella Bibbia, nessuna parola, nemmeno nessuna virgola a caso, tutto ha un significato e un senso. Se noi andiamo a vedere chi è Perez, questo che esce per primo, pur non essendo il primogenito, queste sono le generazioni di Perez, poi su generazioni torneremo dopo. Perez generò Chesron, Chesron generò Ram, Ram generò Aminadab, Aminadab generò Nachshon, Nachshon generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Ishai, cioè Jesse, e Ishai generò David. Quindi Perez è il capostipite del re Davide. E nella storia di Davide c'è quindi tutta la storia di Tamar e Giuda, c'è la storia di Ruth, di Boaz, c'è la storia di Ruth, ok? E si arriva David, ma chi è David? David è capostipite del Messia, il Messia è David, davidico. Quindi la storia, la genealogia del Messia parte dalla storia di Giuda con Tamar. Senza quella storia non ci sarebbe David, e quindi non ci sarebbe il re Messia, ci sarebbe tutta la vicenda del Messia. Ma le cose non finiscono qui. Questo è per, non finiscono qui. Perché? Perché la tradizione ebraica, e qui poi terminiamo con questa storia, la tradizione ebraica dice: attenzione, ci sono due Messia. C'è il Messia ben David, figlio di Davide, che non si conosciamo anche per la storia, insomma, Messia nel senso della linea di Davide, e c'è invece Messia ben, c'è anche un Messia ben Yosef, figlio di Giuseppe. C'è un'altra linea messianica, molto, sarebbe un Messia che precede l'avvento del Messia ben David, che muore. Questo Messia muore, non ha successo finale. Ma da dove proviene quest'idea che c'è un Messia ben Yosef? Se lo sono inventate nel corso del testo. Tutto ciò che si dice lo si può dire sempre perché è scritto nel testo. Se non ci fosse scritto non lo potremmo dire, perché dire occupazioni nostre le facciamo già tante. E quando nasce Giuseppe, Genesi 30, versetto 24, Rachele, la madre, dice: Dio mi aggiunga, Yosef, un altro figlio, ben Acher, un altro figlio. Quest'altro figlio, secondo l'interpretazione letterale, sarebbe Beniamino, Benoni, che poi diventa Beniamino. Però, secondo una lettura che va oltre il senso letterale, questo figlio altro sarebbe il Messia. Sarebbe il Messia, figlio Giacobbe. Quindi c'è questa doppia tradizione, che è molto importante, è molto importante per capire come tutta la storia di Giuseppe, con anche il capitolo 38, che non è per caso, abbia un profondo significato messianico e abbia una prospettiva specifica messianica. Chiaramente la lettura cristiana andrà in una direzione, la lettura ebraica andrà in una direzione diversa. Però guardate che se quando la lettura cristiana del testo vede in Giuseppe una figura del Cristo, lo fa con una tradizione che è molto, che è molto, che è molto antica. Qualcuno dice: ma il Messia ben Yosef è nato dopo, per forse in polemica con i cristiani, Giuseppe padre putativo. No, non è nato. C'è una storia ben diversa, che è nel rapporto magari con i samaritani. Giuseppe per i samaritani, quindi per gli ebrei del regno del nord, Samaria, il nord, contrario Giuda, il regno del sud, quindi Gerusalemme,
Giuseppe aveva un ruolo fondamentale, e i samaritani, quindi questa parte degli ebrei non riconosciuti dagli ebrei, considerati anzi quasi eretici, samaritani, avevano in Giuseppe un loro punto di riferimento. Pensate alla benedizione di Giacobbe a Giuseppe, una benedizione incredibile, di una bellezza e di una forza che supera quella degli altri fratelli. Per cui c'è questa idea che Giuseppe svolga pure lui un ruolo messianico. Ed ecco, quindi, messo assieme i capitoli relativi a Giuseppe e quelli relativi a Giuda e a Tamar, per inglobare insieme questa prospettiva messianica. Detto questo, che voleva essere una sorta di breve introduzione a come si può, a una modalità di lettura, le modalità di lettura possono essere. La scrittura si dice che abbia 70 sensi, quindi sono sensi infiniti. Non si può dire questa è l'unica modalità di lettura, però una modalità di lettura secondo me importante e da tenere presente, perché ripercorre la tradizione, non è una lettura nostra odierna, non è una lettura fatta applicando criteri esegetici X o criteri interpretativi Y, che sono molto importanti, fondamentali, perché ogni epoca affronta il testo con i suoi strumenti, con le sue modalità e pone le sue domande, però deve porre le domande, le poniamo nell'alveo di una tradizione. Non siamo i primi a interrogarci sul testo biblico. Quando si diceva, con un'altra prospettiva, che siamo nati su spalle di giganti, citare cose medievali, vuol dire che senza la tradizione che ci precede noi non potremmo vedere da nessuna parte, perché se siamo nati su spalle di giganti possiamo prospettare il nostro sguardo ben più in là, se siamo nati a terra il nostro sguardo non va molto lontano. Quindi senza la tradizione, in questo contesto, non si va da nessuna parte. Si può andare da tante parti ponendoci le domande che sono le nostre, le domande di oggi. Poi non è che nel testo biblico dobbiamo trovare necessariamente le risposte, che però è attraverso le domande che poniamo, e anche la base che alle risposte troviamo nel testo biblico, e attraverso questo percorso interpretiamo il testo. E adesso arriviamo a Genesi 37, scusate questa introduzione, ma mi sembrava opportuno dire due parole dal mio punto di vista. Poi sentirete altri punti di vista. Alla fine vi farete anche voi il vostro punto di vista. Tra fraternità e fratellanza. Fraternità e fratellanza. C'è un problema grosso. In questo racconto si parla di fratellanza o di paternità, oppure si parla di entrambe? E questo è un problema interessante. È un problema interessante perché vedremo che già il testo comincia con una modalità che non ci aspetteremo. Adesso arriviamo a iniziare il testo. Se usiamo un approccio narratologico, analizziamo una novella, dobbiamo usare dei criteri anche di narratologia. C'è una situazione di equilibrio iniziale e una rottura di equilibrio, poi ci sono varie peripezie che portano a un equilibrio finale. Quindi partiamo da una situazione iniziale di equilibrio e il capitolo 37 rompe l'equilibrio, crea le condizioni perché ci sia il racconto. In condizioni di equilibrio non c'è racconto, c'è una situazione. Se voglio raccontare, devo creare un problema e risolverlo. Quindi il capitolo 37 ci crea il problema da risolvere. E non è un problema da poco. La storia inizia in un modo sorprendente. Attenzione, facciamone iniziare non dal versetto 2, ma dal versetto 1, che è la storia. Dice, Giacobbe dimorò, Bayesh, nel paese dell'immigrazione di suo padre, nel paese di Canaan.
queste sono le generazioni di Giacobbe, generazioni Toledot, vuol dire le nascite. Allora noi ci aspetteremo, questa è la storia, sono le generazioni di Giacobbe. Perché si parla di Giacobbe e non si parla di Giuseppe? È un errore del narratore? Oppure ci vuole insegnare qualche cos'altro? Ci vuole, non cominciando con Giuseppe, ma cominciando con Giacobbe, ci vuole dare qualche indizio su qual è il senso di questo narrare? Il focus testuale del testo, il testo si vuole concentrare sulla fratellanza o sulla paternità? Ho letto il libro di Wené, a più riprese ho letto che Giacobbe non si comporta come un padre, un padre modello, devi imparare a diventare padre, così come Giuda non si comporta come fratello modello, ma imparando dai suoi errori diventa il padre che insegna al proprio padre come si fa ad essere padre, come si può fare ad essere padre. C'è un discorso molto 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 complesso di fratellanza, paternità, entrambi, si parla di fratelli e verità, e a farne le spese sono solo più Giacobbe che non Giuseppe o altri. E quello che è interessante vedere è che ci sono dei rapporti testuali che vanno al di là del testo stesso di Genesi 37-50. Il testo comincia con "e risiedete Giacobbe". Perché comincia con questo modo? In questo modo perché perché porta a compimento la contrapposizione Giacobbe-Esaù. I capitoli precedenti di Genesi erano legati alla contrapposizione fra Esaù e Giacobbe. Esaù va a risiedere nel paese di Edom e di Seir, da cui poi derivano gli Edomiti, che dovrebbe dire i rossi, perché sono un po' rossi, e Giacobbe invece risiede nella terra di Canaan. Quindi c'è una contrapposizione. Esaù va là, Giacobbe si è e risiedette Giacobbe nel paese di immigrazione di suo padre, cioè nella terra di Canaan. Comincia in questo modo perché c'è un rapporto, basta. Di Esaù abbiamo già detto tutto, adesso diciamo di Giacobbe. La storia di Esaù finisce lì, è Edom Seir, con tutto quello che comporta, poi nella storia successiva è Edom e Seir, anche nell'Esodo. E oltre l'Esodo, Giacobbe invece Canaan. Quindi si porta a compimento la contrapposizione tra i due. E attenzione, si vuol dire che già la storia di Giacobbe non è come quella di Esaù. Questo è importante. La storia di Giacobbe non è come quella di Esaù. E come lo dimostriamo? Attraverso la storia di suo figlio, in questo caso Giuseppe, che anche gli altri figli avranno un ruolo importante in questa storia, però lo si dimostra in questo modo. Quindi vedete che l'inizio del capitolo 37 vuole chiudere l'elemento che è questo rapporto Giacobbe-Esaù. Adesso ci abbiamo detto tutti quelli che ha generato Esaù, tutti quelli che discendono da lui, adesso cominciamo a discutere di qualche cosa Giacobbe. Quindi passiamo al lato buono. Lasciamo che Esaù è il prototipo di ogni nemico di Israele. Esaù, Edom, Edom, poi sarà Grecia, poi sarà Romani, poi sarà chi volete fino all'altro giorno, insomma, che fino all'altro ieri, ma anche fino ad oggi. Quindi è il prototipo del nemico, di colui che si oppone a Israele. Infatti Israele è il secondo nome di Giacobbe, ok? Quindi che sia importante anche per capire perché si trova lì questo racconto, perché comincia così. Quando uno legge, dobbiamo parlare di Giuseppe, perché
cominciamo invece, queste sono le generazioni di Giacobbe, prima, e Giacobbe risiedette cose che voi le domande chiedete, perché per me sembra tutto chiaro, ma non è detto che quello che vado dicendo sia effettivamente chiaro. Anzi, guardate. Oh, ecco, queste sono le generazioni di. E quando si parla di storia, nel testo ebraico, nel Sadok è un termine che è molto interessante. Questa è la storia di, non esiste in ebraico, queste sono le generazioni di. Toledo vuol dire le generazioni, le figliate, le figliolanze, è un termine che ha a che fare col mondo femminile, sono le donne. La generazione di verbo yalam è un verbo maschile, che ha a che fare col generale maschile. Quindi la storia si esplicita in generazioni, e queste sono le generazioni, è un termine che più o meno in questa modalità è ripetuto 10 volte nel libro della Genesi, in modalità diverse, a cominciare da Adamo, capitolo 5. Queste sono le generazioni di Adamo. E queste generazioni, chi contrappongono questo modo di dire, queste sono le generazioni, oppongono Ismaele a Isacco, quindi due figli di, e Esau a Giacobbe, i due gemelli. C'è questa contrapposizione con carattere Ismaele, è colui che va fuori, va via, Esau è colui che va fuori, va via. Isacco è invece continua in Giacobbe, che è colui che è nella terra di Canaan, nella terra di suo padre, delle migrazioni di suo padre. Quindi vedete, c'è anche questo rapporto con tutta la storia precedente. Quando dice queste sono le generazioni di Giacobbe, non dice nel testo i figli li farà Giuseppe, però qui non intende dire chi è che fa dei figli. Qui intende dire cos'è che accade in questa famiglia. Cosa accade nella famiglia di Giacobbe? Queste sono le generazioni di Giacobbe. Che nella famiglia di Giacobbe accade questo. Questa bella storia, questa storia importantissima, questa contrapposizione è da tenere presente, perché risalterà fuori. E un'altra cosa molto importante è che nei primi due capitoli, 37 e 38, c'è una valutazione negativa di Giuda. Giuda si riscatterà nei capitoli successivi, 46, 47, 48. Allora, lui prende l'iniziativa per portare Beniamino in Egitto, e poi per rapportarsi con il Signore, il suo fratello in incognito, per riuscire a risolvere il problema, quindi si dovrà riscattare. Quindi Giuda non fa una bella figura nel capitolo 37, perché lui che dà il consiglio di vendere, infatti cito Giacobbe, sbagliato, di vendere Giuseppe, se mi sono sbagliato, dà il consiglio di vendere Giuseppe, e nel capitolo 38 si comporta esattamente come Esau, cioè parte, va via, va fuori dalla terra di Canaan, si mette con donne che non sono ebree, genera figli, ci sono dei problemi incredibili, Tamar, e poi con Tamar, con lo stratagemma di Tamar, genererà Perez e Zera, che saranno poi, saranno la prospettiva nuova, mentre invece Giuda ricomparirà nel testo con valutazione positiva dal capitolo 44 in poi. Quindi c'è una sorta di rinascita di Giuda. Sembra quasi che assieme parallelamente alla caduta di Giuseppe, che giunge a essere schiavo in Egitto e poi esce dalla sua situazione critica, perché diventa in pratica viceré d'Egitto, c'è la situazione di Giuda che ha una trend in caduta e poi recupera attraverso i suoi errori. Quindi per lui
gli errori compiuti sono l'insegnamento, quindi ciò che si prospetta per il male Dio lo volge in bene. Al contrario di quello che invece accade a Ruben, Reuven, primogenito di Giacobbe, che sembra partire bene nel capitolo 37, ma in realtà si porta dietro una tara per quel che ha fatto con una delle mogli di Giacobbe, rapporti sessuali con una delle mogli di Giacobbe, una delle due, non ricordo se sia, lui è stato messo in secondo piano da Giacobbe e tenta di recuperare ma non riesce. Quindi la figura del primogenito è una figura che sembra positiva, quella di Ruben, ma è negativa, tant'è che a un certo punto nella storia scompare. Dal capitolo 44 in poi Ruben scompare, non c'è più. Prende la parola Giuda, che diventa l'attore, colui che riesce a guidare i fratelli. Poi tutta questa storia di generazione, la valutazione positiva di Giuseppe della sua discendenza, Manasse ed Efraim. No, Efraim, va bene? Quindi generazioni, ci mettono in campo due elementi: Giuda da una parte, queste sono le generazioni di Giacobbe, c'è da una parte Giuseppe e dall'altra Giuda. Teniamo presente questo aspetto, perché la storia di Giuseppe, ma non solo di Giuseppe, è anche la storia di Giuda e di altri, altrimenti sarebbe solo una semplice novella, un bel racconto che ci devo chiedere chi ci fa, perché deve stare nella Bibbia un bel racconto, che deve essere un bel racconto, che è bello, ma ha una sua logica, una sua struttura, e mette insieme degli elementi che dobbiamo leggere nella loro complessità. Mai, di fronte al testo biblico, mai ridurre, sempre ampliare, bisogna sempre trovare qualcosa in più, qualcosa che ci... è un discorso che io faccio molto spesso quando parlo dei salmi, è una delle mie manie a parlare dei salmi. Vi siete mai chiesti perché i salmi sono posti in quell'ordine? Perché? Li hanno scelti a caso, li hanno messi in ordine a caso? No. Se voi leggete un salmo dopo l'altro in ebraico, troverete tutti gli elementi che collegano un salmo a quello successivo, a quello, c'è una sorta di catena che lega tra di loro i testi, e che quindi crea una continuità che però va letta e interpretata, non è evidente, non è così evidente al 100%, ma è trovata, letta e interpretata. Questa la tradizione ebraica l'ha fatto per due millenni, interpretare così. Quella cristiana l'ha fatto per un po', poi l'ha lasciato perdere, poi è arrivata l'esegesi scientifica, che ha detto che ogni salmo aveva il suo Sitzleben, tutte le sue modalità interpretative, uno era lamentazione individuale, quell'altro era un canto di lode, l'altro era... E questo modo ha rotto l'unitarietà dei salmi e ci ha fatto perdere il fatto che il libro dei salmi è fatto di cinque libri in un rapporto diretto col Pentateuco. È la stessa cosa che dobbiamo farla quando leggiamo gli altri passi della Bibbia, dobbiamo cercare ciò che lega tra loro i passi, e ci sono sempre degli elementi, no, non sono casuali, attenzione, qui stiamo parlando di alta letteratura, chi ha scritto quelle cose sapeva benissimo quello che stava facendo, e quando fa dei legami, usa parole, espressioni o richiama in modo per noi un po' più complesso, ma per chi conosce la Bibbia a memoria è evidente, che chi conosce la Bibbia a memoria sente subito, chi non la conosce a memoria deve andare a ricostruire. Allora, in una tradizione in cui si studia la Bibbia a memoria, ricostruire i rapporti è facile, è più facile, okay? Allora bisogna fare questo sforzo sempre. So che c'è chi studia anche ebraico biblico, quindi
l'ebraico biblico è fondamentale per entrare nel rapporto col testo, per capire perché il testo è scritto, perché è scritto così. La traduzione in italiano è fondamentale, perché noi parliamo in italiano. Però se vogliamo andare a capire perché il testo è scritto così, dobbiamo risalire o al testo latino, se vogliamo fare una cosa, o a quello greco, se vogliamo fare un'altra, se vogliamo fare uno studio patristico, latino e greco, se vogliamo fare uno studio sulla profondità del testo, per i libri che sono scritti in ebraico, bisogna risalire al testo ebraico. E vedrete che qui in Genesi, risalire al testo ebraico ci permette di trovare tutti i richiami che non sono mai casuali. Ci sono dei redattori che hanno impiegato magari anche secoli ad elaborare il testo, si dice che hanno sovrapposto delle diverse tradizioni, lasciamo perdere eloista, idealista, facessimo questo discorso vorrebbe dire che ogni versetto dobbiamo dividerlo in tre parti, poi il testo diventa un insieme di frammenti, perché il testo è un insieme, il testo è il testo. Dobbiamo leggere prima il testo così com'è. Poi se vogliamo discutere della sua origine è un altro discorso, ma il testo che giunge a noi non è il testo di Anissa, il testo di Luisa, è il testo di chi così l'ha redatto, così l'ha reinterpretato e così l'ha tramandato a noi. Poi ci sono tutte le letture successive perché il testo nel tempo. Tutte le riletture che fanno del testo un elemento vivo e vitale che parla a noi, ma proprio a parlare a noi deve essere interrogato. E per interrogarlo bisogna chiedersi sempre qui cosa vuol dire, perché è scritto così, perché dice questo. E procedendo con questa modalità della domanda continua si trovano risposte o i sensi, i 70 sensi della scrittura. All'inizio amore e odio. Amore e odio sono i due elementi che generano il capitolo 37. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i fratelli. Forse. Egli era giovane, si può tradurre anche servo, con i figli di Bila e i figli di Zilpa, moglie di suo padre. Erano le schiave di Lia e di Rebecca date a Giacobbe. Ora Giuseppe riferì al loro padre i pettegolezzi sul loro corpo, ma fa gossip per dire come fanno questo, fanno quest'altro. La tradizione ebraica si diverte ad andare a trovare quelli con tutte le facce che non dovevano fare, ma lasciamo perdere. Israele, quindi vedete, non è chiamato Giacobbe, ma Israele. Amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, ecco il tema dell'amore, perché era il figlio avuto in vecchiaia e gli aveva fatto una. Era il figlio avuto in vecchiaia, ma aveva avuto dopo di lui Beniamino. Quindi, perché era più amato Giuseppe di Beniamino? Perché con la nascita di Beniamino, perché muore, insomma, muore in pratica di parto. E Beniamino è colui che porta via la moglie amata in un certo qual modo, per cui passa in secondo piano rispetto a Giuseppe. E che cosa fa? Cosa fa Giacobbe? Fa una cosa stranissima. Gli aveva fatto, il verbo ebraico dice aveva fatto lui, potrebbe anche dire così, come se fosse lui a ritornare a cucire, e gli aveva fatto una tunica dalle lunghe maniche. Questa tunica dalle lunghe maniche viene tradotta in 100.000 modi diversi, non sappiamo come fosse, per cui dicono tunica variopinta, di moda anche nei musical su Giuseppe, questa tunica di vari colori. I suoi fratelli, vedendo che il loro padre amava lui più di tutti i suoi figli, lo odiavano. Il verbo sanà, odiare. E non potevano parlargli in pace, le shalom, la parola shalom che ritornerà più volte in questo capitolo 37. Quindi c'è amore da una parte, quindi c'è un padre che ama un figlio svegliato per motivi che poi vedremo, ci sono altri figli che odiano questo figlio messo in primo piano e questa situazione non crea shalom, quindi non crea quella completezza, quello stare bene insieme che invece dovrebbe essere prima
il clima di una vigna, ok? Quindi vedete, così abbiamo letto un po' anche qualche versetto del testo. Quindi, già detto, Giacobbe ama Giuseppe, figlio di Rachele, più degli altri, anche di Beniamino, è il figlio della vecchiaia, ma altri figli non è che fossero nati molto, molto, molto prima, eh? Cioè, ci sono anche figli di Lia, i figli anche di Lila, che sono nati un anno o due prima di Giuseppe. Poi vedremo qual è il motivo perché ama tanto Giuseppe. Gli fa un dono distintivo, una veste particolarmente bella, con un termine che è Tonet Passim, termine stranissimo, che ritorna anche in 2 Samuele, secondo libro di Samuele, con la storia di un'altra Tamar, che non è quella di prima, un'altra Tamar, è sorella di Assalone, violentata da Amnon, che è un altro figlio di David. E poi c'è tutta la storia successiva di Assalone che fa uccidere. E lei era vestita con questa chetone passiva. Quindi, dato che nella Bibbia le parole non sono mai usate a caso, chetone passiva c'era quasi una veste femminile, perché questo chetone per Tamar, sorella di Assalone, è detto che era la veste delle vergini non ancora sposate. Una veste femminile probabilmente no, però questo elemento ci fa capire che c'è una distinzione, che il modo di vestire di Giuseppe con questa veste che gli ha dato il padre, che gli ha fatto il padre, lo connota in modo diverso rispetto agli altri fratelli, non è come gli altri non portano una cosa del genere, solo lui. E poi ritorna poche volte questo termine nella Bibbia, una parola che compare poche volte, compare molto nella storia di Giuseppe, però dopo compare pochissimo, e quindi è un termine che ha un valore pregnante, non è un termine generico, veste, non gli ha fatto una veste, ma no, gli ha fatto questa tunica particolare, dalle maniche lunghe o come era, o variopinta, e questo è segno di predilezione. E i fratelli dicono: guarda, questo veste è così, è sempre la colpata. Non va neanche a pascolare, perché se voi leggete Thomas Mann, storia Giuseppe e i suoi fratelli, la parte relativa alla fanciullezza di Giuseppe, ci sono 60 pagine di leggibili. 60 pagine in cui Giuseppe non va a pascolare, ma sta con il suo maestro Eliezer a studiare e a fare sfoggio di grande cultura e superare il maestro. Quindi molto ci andava poco a pascolare, stava molto presso il padre, perché era figlio della vecchiaia, dice il testo. Un amore particolare. Il verbo usato av e poi il verbo che indica l'amore delle troppe. Perché Giacobbe ama Giuseppe? La risposta non l'abbiamo più avanti. È una risposta che non risponde alla domanda che poniamo al testo, ma che possiamo individuare. E a un certo punto è detto, quando Giuseppe ha a che fare con la moglie di Potifar, con lui, si dice, capitolo 39, versetto 6, Giuseppe era bello di forma e bello di aspetto, che è esattamente quello che è detto di Rachele, perché Giacobbe amava Rachele, e mica tanto lì, amava Rachele, lì è l'anno nostro, per l'inganno, l'ha dovuto prendere con lì, stato ingannato. È detto, Genesi 29, lei aveva gli occhi smorti, cosa voglio dire gli occhi smorti? Lasciamo perdere, non è che fosse l'angelo romantico che aveva una malattia, ma mica gli occhi, mentre anche lei era bella di forma e bella di aspetto, come il figlio è l'immagine della madre. Ecco perché la madre che è morta, ecco perché ama tanto questo figlio, questo bambino che adesso a 17 anni, lo ama tantissimo, perché è come lei, perciò
Giacobbe amava Rachele e perciò Giacobbe ama Giuseppe. Quindi vedete che c'è, ci sono degli elementi che possiamo desumere direttamente dal testo. Il testo non lo dice perché l'amava, però lo possiamo desumere da questa descrizione. Tra l'altro, bella d'aspetto, interessante, ritornerà in Genesi 41, versetto 2, con le sette vacche belle d'aspetto, che erano belle come Rachele e come Giuseppe, ma è un'espressione interessante, insomma, è la stessa espressione che troviamo. Gli animali sono importanti. Anche Rachele significa pecora. Semplicissima pecora. Esatto. Andiamo a dire Rachele perché se diciamo pecora, dopo il testo perde tutto il suo fascino, ma chi lo legge in ebraico conoscendo l'ebraico, ma non solo per Rachele, ma anche per tutti gli altri nomi, non che sono io, ma guarda come si chiamano. Però è interessante, vuol dire che c'è una tradizione lunghissima attorno a queste figure che costruisce racconti che ci vogliono insegnare qualcosa. È una tradizione saga, dicono alcuni, che risalgono al secondo millennio di Cristo, poi le lettere interpretate, rifatte, portano quella che è la storia di queste tribù, di questi gruppi, e poi diventano, ma non riguarda la storia di Giuseppe in questo momento. Quindi l'amore del padre si contrappone a quest'odio dei fratelli, che è un odio che viene dichiarato più volte. Il verbo sanà, odiare, compare tre volte nel capitolo 37, come compare tre volte, sanà tre volte. Dopo il dono della tunica d'apparato, dalle lunghe maniche, dopo il primo sogno e dopo il sogno e le parole di Giuseppe. C'è scritto nel versetto 8: e aggiunsero ancora l'odiare lui, quindi l'odiavano ancora di più, ma c'è scritto aggiunsero ancora l'odiare lui, quindi questo aggiungere è la stessa radice di Yosef. Sembra quasi che in Giuseppe ci sia questa idea di aggiungere qualcosa, di mettere sempre qualcosa in più: nel padre l'amore, nei fratelli l'odio. Quest'odio da cosa nasce? Ma lo capirete quando leggerete come viene interpretato da Giuseppe i sogni che aveva fatto sui fratelli verso la fine della storia, diciamo nel capitolo 40, quando li interpreta lui e dice avevo sognato che voi tutti i vostri comuni venivano attorno al mio, vuol dire per Giuseppe siete tutti qua in Egitto con me. Quindi il sogno non era un sogno come lo interpretano i fratelli, perché Giuseppe non interpreta il sogno, non era un sogno come vedremo, come lo interpretano i fratelli, ma era un'altra prospettiva, quindi una prospettiva profetica, di dire quello che sarebbe accaduto e non di mettere Giuseppe sopra. Quindi c'è questo odio che aumenta sempre più, quindi amore e odio, che sono due motori della storia e della vita. Non ho più l'amore, ma in me. E Giuseppe, come viene definito dai fratelli in modo sprezzante, Bal Achalomim, il signore dei sogni, vite, colui che, certo, Bal è il signore dei sogni, colui che sogno, non si può tradurre sognatore, perché sognatore è un'altra eccezione. Quindi, Giuseppe è portatore di un dono e di una forma di sapienza particolare, e questa sapienza poi emergerà nella prossima lezione, penso che sia la prossima, la sapienza di Giuseppe in Egitto, quando interpreterà i sogni dei due prigionieri, del coppiere, e i sogni di Faraone. Fa sogni profetici, forse, e pratica l'oniromanzia. Cioè, vuol dire l'interpretazione dei sogni in Genesi 40 e 41. I sogni di 40 e 41 li lasciamo ai prossimi incontri e ci limitiamo perché cade in 37. Però quello che è interessante è che i suoi sogni non riguardano direttamente il rapporto con Dio, perché Dio si può anche manifestare in sogno,
nella letteratura del vicino Oriente antico, gli dei compaiono in sogno e raccontano tante di quelle cose, in sé che si devono fare, come lo devono fare. Anche qui, anche Giacobbe ha sogno, anche lui, eh. Ci sono altri che hanno dei sogni, ma sono sogni che hanno a che fare con qualcosa di legato al divino. Giuseppe invece ha sogni che potremmo definire profani, che nulla sembrano avere a che fare con il divino. Ci sono dei codoni, ci sono delle altre cose che sembrano non avere nulla a che fare con il rapporto con Dio. E i sogni fatti sono più importanti dei sogni interpretati. Perché? Il sogno fatto da Giuseppe viene interpretato dai fratelli, anche dal padre, anche Giacobbe. A un certo punto gli dice: basta con queste cose. In realtà il sogno ha una portata che va al di là dell'interpretazione che ne viene data, perché rimane e poi ritornerà successivamente. Quindi il sogno rappresenta una realtà polisemica che si può interpretare in vari modi. Primo sogno: ci sono 11 covoni che si prosternano al suo covone, i fratelli cominciano a dire: lode, sì, noi ti dobbiamo servire, sei tu, eh? E poi secondo sogno, che sembra ancora più terribile, c'è il sole, la luna e 11 stelle che si prosternano a lui. E qui il sole e la luna vengono interpretati come Giacobbe e Rachele già morta, e gli 11 stelle sono i fratelli. Questo prosternarsi, il verbo usato, è il verbo che si usa per prosternarsi a terra di fronte al sovrano e di fronte a Dio. Quindi è una sottomissione, segno di come mi sottometto o al sovrano o a Dio. Così nel sogno sembra che sole, luna e stelle si sottomettano a lui, quindi padre, madre e fratelli, quindi tutto quanto Giacobbe e le sue generazioni. E qui ancora di più aumenta l'odio dei fratelli. Vuoi forse dire che tu vuoi regnare su di noi, cioè vuoi spadroneggiare su di noi? E qui capite che i sogni sono sogni ambigui. L'interpretazione che ne danno i fratelli sembra quella più evidente, quella insomma si può dire quello, ma sappiamo sempre che i sogni, ce l'ha insegnato fuori, i sogni vogliono dire molto di più di quel che sembrano dire. In questo caso, sogno che non sembra profetico, in questo caso qui, perché sembra proprio voler dire: io sono il bello di papà e voi siete tutti sotto di me, in realtà ha un valore profetico, perché indica come lo interpreterà, perché lui è veramente il signore dei sogni, colui che interpreta i sogni. Quando svelerà ai fratelli il significato dei sogni, di questi sogni, i fratelli capiranno che siamo sbagliati nell'interpretare il sogno e nel fare che abbiamo fatto. Nel capitolo 37 succede una cosa non molto bella per l'equilibrio di una famiglia. Qual è la parola su cui sono comparsi dei geroglifici? Del font, non essendo sicuro dentro il computer, ma lasciamo perdere, non preoccupatevi, quelle strane cose lì stanno per delle lettere ebraiche, ma è uguale. Per tre volte nei due sogni compare il verbo shachah in una forma particolare, che significa prostrarsi. L'ho detto prima, è riconoscimento della superiorità di Giuseppe e anche un valore messianico. Sembra avere anche il sogno, quindi un valore, questo prostrarsi, un valore messianico. Nella prospettiva futura, nel tempo a venire. E le parole non sono mai usate a caso. C'è sempre un motivo per cui si dice in un certo modo, e se è detto così dobbiamo interpretarlo. Le cose si possono dire in modi diversi, espressate di confondere da quel che dicono che la lingua povera è una lingua aggettiva, ma non è vero, è una lingua che non ha sintassi. Io l'ho definito questo in un articolo che ho scritto secoli fa, antisemitismo linguistico.
la lingua ebraico biblico sembra essere così povero rispetto al greco, al latino, alle grandi lingue, ma perché il corpus della Bibbia sono tre righe rispetto alle letterature greca, latina, egizia, mesopotamica, sono tre righe. Io quando comprai il primo computer, parliamo degli anni 80, il sacerdote mi diede tutta la Bibbia in ebraico. Io avevo un volume di Bibbia, allora c'era lì, mi dà un dischetto, un floppy, tutto qui, sì, tutto qui. Quindi stava tutta la Bibbia, stava dietro un pezzettino di un dischettino, quindi è poca roba. Invece se prendiamo tutta la letteratura greca ci volevano X dischetti. Quindi noi abbiamo una lingua che sembra povera perché abbiamo un corpus che è un corpus limitato, ma in realtà è una lingua ricchissima con una capacità espressiva notevole e una sintassi complicatissima. Se abbiamo tempo, se avessimo tempo di tradurre un brano seguendo la sintassi narrativa dell'ebraico, cioè, vengono fuori delle cose incredibili. Perché non ce l'ha l'insegnante da dietro. Da com'è la sintassi nasce anche il focus della frase, quindi da lì si capisce qual è il centro della frase e attorno a cui è costruito il resto. Però quando traduciamo in italiano puntiamo più alla comprensibilità in italiano. È importante capire in italiano, però ho detto che quello che traduciamo in italiano sia quello che è scritto in ebraico, a volte anche in greco pone altri problemi. Purtroppo quando si passa da una lingua all'altra c'è il lost in translation, e poi c'è anche l'aggiunta, che ci aggiungiamo il nostro e interpretiamo, interpretando diamo un senso che a volte non succede nulla, altre volte invece la storia ci insegna che cosa può capitare nel mondo. Quindi, il sogno è il padre, quindi cosa fa Giuseppe? Non è una cosa il padre e tre fratelli, il padre che mi troverò e gli dice: ma che sogno è questo che hai fatto? Cosa ti salta in testa? Dovremmo forse venire io, tua madre e i tuoi fratelli a prostrarci fino a terra davanti a te? È questo che vuoi dire? Ma lui non risponde, non dice nulla. Giuseppe non parla, capitolo 37, non dice nulla, non c'è una parola. Mi verrebbe pure fare un parallelo, finiamo. E i suoi fratelli perciò erano invidiosi di lui e suo padre custodì la cosa, la parola, custodì la parola. Tenne bene a mente questa cosa. Custodire la parola, secondo l'interpretazione ebraica, vuol dire si aspettava che si realizzasse, perché voleva che suo figlio diventasse il capo, questo figlio diventasse il capo della famiglia. Ma non è così, probabilmente il testo non vuol dire questo. Vi faccio solo un esempio interessante per dire come va letto il testo della Bibbia. Qui Giuseppe non parla. Guardate, il non parlare è importante, c'è un... e qui ci rimanda di nuovo a Caino ed Abele. Se voi prendete il testo ebraico, a un certo punto c'è scritto: Caino disse, due punti aperte le virgolette, niente, non c'è niente. Il testo greco c'è, andiamo in campagna, in ebraico non c'è niente. Caino disse, qui c'è, due punti aperte le virgolette, niente. Quindi c'è l'assenza di parola, l'assenza di comunicazione. Qui probabilmente che cosa sconta Giuseppe è anche l'assenza di parole, di comunicazione. Non parla, non dice, cioè non dice, nel senso che prima ha raccontato i sogni, però non interviene. Poi non interverrà quando i fratelli lo prendono e lo mettono dentro al pozzo. Quindi poi invece sappiamo poi quel che dice dopo, cioè io mi ero lamentato, avevo chiesto di, ma voi non mi avete ascoltato. Però nel capitolo 37, sia qui
quando il padre lo rimprovera, e Giuseppe Dio dice: ma no, io non intendevo dire questo, intendevo dire un'altra cosa. Oppure la scienza di Giuseppe cresce nel tempo, la capacità di cogliere la profondità cresce nel tempo, cresce con la sua esperienza, col dolore, cresce e impara a interpretare, e questa capacità di interpretare gli consentirà poi anche di interpretare questi sogni che gli avevano creato il problema più grosso della sua vita. E poi cosa succede? Montagna, 80 km da dove abita Giuseppe con il padre. Cosa fa Giacobbe per attenuare l'ordine? Assegna una missione di pace a Giuseppe. Vai a cercare, a vedere se c'è la pace dei fratelli e dei gregge. Quindi pace complessiva, senza il cibo, senza la ricchezza materiale, non si può vivere. Tutto quanto il movimento che porterà in Egitto, poi dopo, è per andare a cercare da mangiare, perché si va per vivere. Quindi lo invia a Hebron, da Hebron a Sichem, che è 80 km verso nord, per verificare lo shalom, la pace dei fratelli dei gregge, la missione di pace. Va a verificare lo shalom dei fratelli dei gregge. Lo odiavano, quindi va a vedere se riesce a tornare le cose. Poi ritorna, sottinteso, a riferirmi cos'è che succede. Ma è importante insistere su questo shalom. Vedete, non potevano parlare di lui o con lui in pace, si ritrovavano a tal punto che non c'era pace più. Giacobbe allora dice: vai a cercare lo shalom dei fratelli e lo shalom del gregge, quindi di tutta quanta la nostra famiglia, di tutta la nostra famiglia. Quindi la parola shalom, abbiamo altri geroglifici, la parola, il codice, la parola shalom compare due volte. E lì, cioè Israele, dice: va dunque, vedi la pace dei tuoi fratelli e la pace del gregge, fammi tornare una parola. C'è una notizia. E lo mandò dalla valle di Hebron e venne a Sichem. In questo modo Giacobbe cerca di risolvere, per così dire, quell'assenza di pace che avevamo visto nel versetto 4, quando si diceva che i fratelli, tanto che il padre lo amava tanto, non potevano parlare di lui o con lui in pace. Ora c'è la rottura dell'equilibrio. Quali sono gli attori che entrano in scena? Adesso vi giochiamo un po'. C'è l'uomo informatore, i fratelli, con i segni, Ruben, Giuda, Giacobbe, i mercanti, la tunica e il pozzo. Poi è un capitolo molto complicato e complesso. Legge molto velocemente, ma è molto complicato. Giuseppe è disperso nei campi. Deve andare a Sichem, se viene a trovare i fratelli, non li trova. Incontra un uomo e questo uomo gli chiede che cosa cerchi e gli fornisce le indicazioni che gli permettono di raggiungere i fratelli. È giovane Giuseppe, inesperto, mandava poco in giro, non riesce a trovare i fratelli, che tra l'altro si erano spostati da Sichem in un'altra località. Questo è reale senza meta. Richiami in parte gli episodi relativi ad Agar narrati in Genesi 16, quando rimane incinta e Sara la tratta molto male, lei se ne va, un angelo del Signore la trova, fa tornare indietro, e poi in Genesi 21 quando si cerca nel deserto con Ismaele. Quindi c'è questo errare, richiama poi lo stesso richiama Agar, quindi vedete che ci sono degli elementi importanti. C'è un piano dei fratelli. I fratelli sono sempre indicati in forma indistinta da voci verbali senza soggetto. Così ci fratelli dissero, cioè verbo senza soggetto, sottinteso i fratelli. Questa assenza di soggetto
nel racconto a volte può avere problemi interpretativi, perché si può attribuire come soggetto una persona o un'altra, ma poi vedremo un caso. Si progettano, lo vedono, progetto di mettere la morte. L'odio, l'invidia hanno il sopravvento. Lo osservano venire da lontano, e lo deridono, ecco il padrone dei sogni che viene, quel balla falonì che abbiamo visto prima, ecco, lo prendono in giro, vedremo che cosa saranno i suoi sogni, adesso lo uccidiamo e vedremo cosa saranno i suoi sogni, vedremo se diventerà il nostro, quello che è il nostro capo, quindi progettano di uccidere e di dire che una bestia feroce lo ha divorato. Come facciamo? Beh, diciamo, nostro padre era lì, l'ha divorato una bestia feroce, cosa? Possibile, in una zona semi desertica, insomma di steppa. C'erano più bestie feroci di oggi, oggi sono tante bestie feroci, ma di altro tipo, ma anche allora. Quindi fa un piano di disfarsi del fratello per l'incomodo di questo amore particolare. Fratelli e un uomo, allora possiamo fare un confronto fra i fratelli e quell'uomo che dà indicazioni a Giuseppe. Il testo ebraico lo permette per l'uomo e per i fratelli. Si dice, se lo presenta la parola ish, l'uomo è ish e i fratelli invece sono così, e disse un uomo a suo fratello, modo ebraico di dire l'un l'altro. No, noi traduciamo che ci dissero l'un l'altro, ma c'è scritto in ebraico che disse un uomo a suo fratello, che è lo stesso termine usato per l'uomo ish, un uomo non meglio definito. La forma senza articolo accomuna gli uomini, fratelli di Giuseppe e l'altro, e li distingue sulla base delle loro azioni. Ciò che ci identifica non è il fatto di essere ish, ma sono le azioni che compiamo. Quell'uomo che incontra come buon samaritano gli dice: ma sì, le ho sentito dire che andavano là, ti dico dove sono, gli dà le indicazioni e fa in modo che non si perda in giro. Mentre invece i fratelli compiranno azioni per proprio. Lo vogliono uccidere, non lo uccideranno, ma faranno qualche cos'altro. Altro personaggio, Ruben, è il peso della primogenitura, il primogenito di Giacobbe. Compare due volte in Genesi 37, versetti 21 e 22. Qui convince i fratelli a non uccidere Giuseppe. Non lo uccidiamo, per liberarlo dalla loro mano e per farlo tornare a suo padre, in modo che potesse tornare da Giacobbe. E da un consiglio: gettatelo, non dice gettiamolo, gettatelo, cioè lui non è agente, cioè, gettatelo in questo pozzo che è nel deserto, questo buono che è nel deserto. Non dice gettiamolo, ma gettatelo vuol dire che non è, cioè lui dà un consiglio, ma non è attore, non è colui che interviene nell'azione. Quindi si mette come il difensore, il primogenito che difende la famiglia. Poi entra in azione di nuovo dopo la vendita di Giuseppe. Versetti 39-40, dice: ritornò al pozzo, lui che era dall'altra parte, tornò indietro al pozzo e non trova più Giuseppe. Il fatto che si adoperi il verbo tornare indietro vuol dire che lui non ha partecipato a mettere Giuseppe nel pozzo. Si strappa le vesti, segno di dolore, di lutto. Quel termine veste non è quello che abbiamo visto prima, non è la tunica, ma sono vesti generiche su cui torneremo dopo. E poi ritorna dai fratelli, è andato al pozzo, il pozzo non era nel campo, ok? Va al pozzo, vede che non c'è più Giuseppe, si strappa le vesti, va aiuto, torna dagli altri fratelli che erano nell'accampamento, sempre lo stesso verbo ritornare,
ed esprime, quasi balbettando, non è più in grado di parlare, la sua disperazione, dice, in ebraico è incredibile, dice, Aiele de Nennu va ni anani va, cioè è come se fosse quasi balbettando più o meno. Il fanciullo non c'è, il fanciullo, proprio il marmocchio non c'è. E io dove vengo io? Cioè, anche, traduciamo letteralmente, e io dove vengo io? Dove potrò fuggire? La tradizione ebraica interpreta dove potrò fuggire lontano dal dolore di mio padre? È colpa mia che sono il primogenito. Devo avere il carico insomma della famiglia, dei fratelli. Adesso cosa, come faccio con mio padre, che già ce l'ha con me per altri motivi. Quindi vedete la crisi del primogenito, che non riesce a risolvere i problemi. Poi c'è Giuda, l'altro fratello che entra nella crisi che diventerà poi ancora maggiore nel capitolo 38. Giuda partecipa ai fatti e dà un consiglio interessato ai fratelli. Dice, no, cosa succede? Passa una carovana di ismaeliti. Già ismaeliti richiama Ismaele, figlio di Agar. Siamo lungo una via carovaniera, porta dei doni, cioè materiali, cioè doni preziosi, roba preziosa per andare in Egitto. E dice Giuda, sembra quasi un mercante, quale guadagno che uccidiamo nostro fratello e copriamo il suo sangue? Che cosa ci guadagniamo ad uccidere nostro fratello e a coprire il suo sangue, quindi a nascondere? Coprire il sangue vuol dire eliminare la vendetta del sangue. Coprire quella. Su, vendiamolo agli ismaeliti, ma la nostra mano, vedete, lui fa parte del gruppo, non è come Roberto, voi. La nostra mano non sia su di lui, perché è nostro fratello, la nostra carne. Non dice nostro, dice la nostra carne, più o meno dicono è un sinonimo del nostro sangue, ma è la nostra famiglia, è uno di noi, per cui non dobbiamo ucciderlo, ma vendiamolo, sbarazziamocene, così non l'abbiamo fra i piedi. Quindi Giuda diventa il motore della storia successiva, è lui che rende in moto tutto. Perché se avessero seguito il consiglio di Reuben, di Ruben, sarebbe ritornato, l'ha messo nel pozzo quasi per deriderlo o per tenerlo da parte, per non averlo sotto gli occhi. Però l'avrebbe liberato qualche indietro. Invece questi lo vendono, non lo uccidono, ma lo vendono. Poi sulla vendita ci sono molti problemi, che il testo è molto complesso e strano e permette varie interpretazioni. Ma vedete che si contrappongono due fratelli, Ruben e Giuda. Ruben è quello che si eclisserà progressivamente, Giuda è quello che prima scende nel valle di cui risalirà, uno dei motori assieme a Giuseppe della storia successiva. I mercanti, qui c'è un grosso problema nel testo, lasciamo perdere tradizioni testuali giusto apposta, non interpretiamo così. Nel testo si alternano ismaeliti e mercanti madianiti o medianiti, Midian, zona sud. Il testo è ambiguo, non è chiaro in ebraico, dà adito a più interpretazioni, quindi è bello il testo. In particolare al verso 28, dove sembra che siano i madianiti a tirar fuori Giuseppe dal pozzo e a venderlo agli ismaeliti. Perché sono gli ismaeliti? Poi c'è una carovana di mercanti madianiti, e sembra, leggendo il testo, che siano i madianiti che erano fuori dal pozzo a venderlo agli ismaeliti. Quindi sembra che non siano i fratelli a venderlo, poi in realtà dopo si dirà da qualche altra parte che sono stati fratelli. Quindi c'è un contrasto con quello che è detto in Genesi 42:21 e 45:4 versetto 5, dove si dice che sono i fratelli a vendere Giuseppe. Ma un'altra cosa interessante,
questo non compare nella traduzione in italiano, nel versetto 36 i madianiti diventano medaniti, cioè cambia la parola, c'è una parola diversa, non c'è madianiti ma c'è medaniti. E qui sono loro a portarli in Egitto. Poi altra incongruenza, in Genesi 39 versetto 1, quindi quando cominciano i suoni in Egitto, sono stati gli ismaeliti a portarlo là. Ok, c'è un po' di intrigo di fatto. Ma la parola forse più interessante, infatti ho messo un punto interrogativo, questo medaniti, si sono sbagliati, c'è un errore nel testo, tant'è che nel testo greco sono madianiti, ma in ebraico c'è scritto medaniti, è vocalizzato medaniti. Le interpretazioni possono essere varie, adesso ve ne do una forse interessante. Interpretazione ebraica, come si possa risolvere il tutto? Per l'interpretazione ebraica, ma qui anche quella cristiana, è che non essendo indicato il soggetto di chi ha venduto, a vendere non sono i mercanti madianiti, ma sono essi i fratelli, cioè fratelli Giuda, Ruben, che hanno venduto Giuseppe agli ismaeliti, gli ismaeliti e i madianiti, i madianiti e gli egiziani. Così dice Rashi, grande commentatore, più grande commentatore ebreo di Evale, quello che dice Rashi è il punto di partenza per ogni interpretazione ebraica. Ma cosa ha detto Rashi? Se l'ha detto lui, partiamo da lì e vediamo come si può interpretare. Quindi l'interpretazione della tradizione ebraica, passate in tutte le Bibbie, manoscritti delle Bibbie ebraiche, nelle edizioni estranee, questo è il commento di Rashi. I fratelli hanno venduto Giuseppe agli ismaeliti, i quali l'hanno venduto i madianiti, e i madianiti agli egiziani. Così abbiamo sistemato il testo. Guardate, perché nella tradizione cristiana ci sono i fratelli a vendere Giuseppe. Secondo, altro tentativo di soluzione. Si dice che il testo va interpretato a partire dalle cosiddette delle stranezze del testo, parole scritte in un modo strano, non secondo la grafia consueta, parole, lettere scritte in un modo particolare. Perché? Interroghiamoci. Dice, utilizzando una metafora che era proprio di un grande storico dell'architettura del Novecento, dice che Dio è nel dettaglio, parlava di architettura, non parlava della Bibbia. Dio è nel dettaglio, lo possiamo applicare anche alla Bibbia, dove è Dio? Dio non è nel grande racconto, eh? Dio è nel dettaglio, ed è lì che dobbiamo cogliere dal dettaglio cos'è che ci vuole raccontare la storia. E molto spesso è dal dettaglio che noi impariamo delle cose molto profonde. Non lasciamoci, noi siamo molto amanti della narrazione, e pensiamo che la narrazione sia il raccontare le cose come dovrebbero essere, succedere. Se noi dovessimo comportarci come si è comportato Giacobbe, giustificheremo tutto quello che accade, ma non solo qui Giacobbe, tutta la storia di Giacobbe, tutto, potremmo giustificare tutto quello che accade più o meno nel mondo, ma quello che si racconta da lì non è che dobbiamo comportarci come ha fatto Giacobbe in quel caso, dobbiamo andare a cercare quali sono gli elementi che ci portano oltre a comprendere qual è il senso profondo della storia. Allora, la parola che compare qui, medanim, che può essere tradotto benissimo come medaniti, che sono i discendenti di Medan assieme a Madian, con che elencati in Genesi 25:2, quindi una famiglia di popoli che abitano a sud della terra di Cana. Ma la parola in ebraico vuol dire anche liti contesi. Le liti, questo bel verbo vuol dire le liti, litigare, quindi, e le liti lo vendettero in Egitto a Potifar. E questo discordio tra i tre, vedete che allora possiamo dire, ma si sono sbagliati a scrivere, no, andiamo a correggere, sono i manoscritti che riportano altre forme.
correggiamo il testo, mettiamo Madianiti. Se mettiamo Madianiti, non c'è più questa possibilità di lettura. Elementi, quindi ciò che metteva tra di loro i fratelli in contesa, sono la causa, ciò che ha portato alla vendita di Giuseppe in Egitto. E però qui c'è, non c'è tanto in chiedersi ma sono gli ismailiti o i madianiti, non è questo il problema di fondo, è cos'è che porta a rompere l'equilibrio. Prima per amore o odio? Amore e odio, ma un amore sbagliato, perché insomma, una famiglia sono 12 figli, se uno solo, se tutto è per quell'unico figlio, come prima l'amore era solo per Rachele, che c'è qualcosa che non va. L'odio non è mai giustificabile, ma molte volte l'odio ha delle cause, non giustifichiamo mai delle cause, ok? Dobbiamo cercare di evitare le cause che portano alla rottura dello shalom, di questa completezza necessaria. Questo ecco allora che questa possibilità di lettura e le limiti lo vendettero in Egitto a Potifar ci fa capire quale può essere il senso del racconto. Guardate che o diciamo che è un errore nella tradizione manoscritta medievale, però è un precedente e ci può stare, oppure diciamo il testo è così e l'hanno scritto così a ragione, giocando sull'ambiguità. Quante volte noi giochiamo quando scriviamo, parliamo sull'ambiguità per far capire anche altre cose assieme a quello che diciamo? E questo è il gioco letterario. In questo caso il gioco letterario è parola di Dio. E interrogarsi non basta dire, ma dal punto di vista filologico possiamo ricostruire il testo e dirgli qua sono i madianiti? No, non basta, perché posso anche dire sì, c'è un errore di tradizione, di trasmissione della tradizione del testo, posso, ma in realtà il testo che io ho e che ho interpretato è quello. Anche in altri casi il testo è quello, chiediamoci prima di dire se è un errore cosa vuol dire. E in questo caso il significato è estremamente profondo. E poi ci si può giocare o non giocare, però vedete, se io metto in evidenza questo elemento e traduco i medaniti, non i madianiti, e dico in una nota marginale, attenzione, che questa parola in ebraico, oltre ad indicare un popolo, significa le liti, le contese. Vedete voi, lettori, che dovete fare il vostro testo, se può avere un significato, un senso. Per me un senso profondo ce l'ha, quindi non è un errore, ma è uno di quelle anomalie di superficie, come vengono chiamate, che ci permettono di andare in profondità nel testo. Ricordate che la tradizione ebraica, che molto difficilmente fa una lettura globale del testo, al 90% dei casi va a cercare questi elementi. Perché è scritto così? Perché è detto così e non è detto in quest'altro modo? Che sarebbe forse più logico? E da lì parte l'interpretazione. È detto così per insegnarti che, eccetera. E poi il maestro può dire quello che ritiene migliore o più opportuno. Quindi attenzione sempre al testo. È chiaro che il testo ha una sua unitarietà, che non deve essere smembrato, però è anche vero, e quando entriamo nel testo, il testo deve essere anche un elemento che ci porta a ragionare non tanto di letteratura, ma di fede, di vita, di morale, quello che volete, è importante avere dei criteri che ci permettano di entrare dentro al testo. Giacobbe, ecco qui. Arriviamo verso la fine, l'ingannatore, ingannato, succede a tutti gli ingannatori di essere ingannati. Cosa fanno i fratelli, quelli che hanno venduto o non venduto, gli ismailiti, i madianiti o chi per loro? Cosa fanno? Intingono la bellissima tunica nel sangue di un capo, Seir, il capo è Seir,
Guardate che Seir è la terra dove viveva Esau, il paese di Seir, il paese del capro, è una delle terre di Esau, quindi ritingono in questo sangue di un capro sgozzato, portano la tunica al padre e dicono: riconoscila, riconoscila. E guardate che il verbo utilizzato è lo stesso verbo che userà Tamar quando porta i famosi peli, gli dice: riconoscili, sono tuoi, sì, sono miei. Quindi Giacobbe riconosce la tunica, piange il figlio che ritiene morto, pensa che sia morto, la tunica intrisa di sangue, sbranato da una bestia feroce. Ed è l'ipotesi che avevano avanzato i fratelli al versetto 20, cioè, ma diremo che l'ha sbranato una bestia feroce, una bestia selvaggia, che è una bestia cattiva, Giacobbe straccia i suoi vestiti, e qui compare un'altra parola per dire i vestiti, è incredibile, ci sono più parole per dire vestiti, quindi vuol dire che ogni parola ha un significato. Noi traduciamo vestiti, ma in realtà c'è molto di più. Si mette un sacco ai reni, quindi penitente, non un cilincio come c'è scritto da qualche parte, qualche traduzione, si mette un sacco ai reni, piange il figlio per molti giorni e non vuole, non si lascia consolare, è inconsolabile. E dice: sì, scenderò verso mio figlio in lutto nello Sheol. Poi lo ripete questa cosa anche dopo, capitoli 41-42: non fatemi scendere nello Sheol, cioè morire, cioè, muoio di dolore perché mio figlio non c'è più, è inconsolabile, ha perso il figlio prediletto ed è inconsolabile. Incredibile. Giacobbe, che è ingannatore, è uno che è ingannato parecchio, tant'è che la radice da cui deriva Giacobbe ha a che fare con l'inganno oltre che col tallone, con l'aiuto della madre Rachele, che è un'altra esperta di Genesi 27, capisce al padre Isacco la primogenitura, colui che con l'inganno e con l'aiuto della bella Rachele capisce la progenitura ingannata dai figli, poi gli fanno credere quel che vogliono loro. La tunica è intinta del sangue di un capro, che vuol dire anche peloso, vuol dire sia capro che peloso questa parola, e il richiamo implicito è Esau, colui che ha perso la primogenitura. Esau è peloso, gli fa mettere sulle braccia, sul collo una pelle, perché se parlava di Isacco ci vedeva più, era un braccio, tocca. La voce è quella di Giacobbe, ma le braccia sono quelle di Esau. Quindi c'è l'inganno, e questo capo quindi richiama anche questo elemento dell'inganno. Quindi il motore di ogni storia legata a Giacobbe è l'inganno. C'è un bel prototipo da proporre come esempio. Infatti Giacobbe non si propone come l'ingannatore, ma come altro elemento, come esempio. Quindi anche viene. Tocca anche lui essere ingannato, tale padre, tale i figli, ok? Ma questo capro che viene sgozzato è quasi una celazione rituale, richiama i due capri Seirim che sono legati a Yom Kippur, tipo 16, uno degli ari nel deserto che porta con sé le iniquità commesse dai figli di Israele, e uno da offrire come sacrificio espiatorio. Quindi in questo capro che viene sgozzato e con il sangue si intinge la tunica, sembra fare di Giacobbe il capro espiatorio. Con lui non c'è più lui, la famiglia può tornare in pace. E il capro espiatorio per portare una sorta di armonia nella famiglia. Quindi Giuseppe il capro lasciato, è come il capo di Yom Kippur lasciato andare nel deserto a Bezalel. Quindi c'è questa sorta di
scambio. Giuseppe è il prezzo che dobbiamo pagare per costituire una sorta di pace familiare. Siamo quasi alla fine, la tunica. È il filo conduttore della storia, Genesi 37. Questa tunica da faraò, dalle lunghe maniche, è proprio di Giuseppe. Sono su. Ruben ha vesti generiche, si chiama Begadim, lo stesso termine, Beged, è la veste che Giuseppe lascia nelle mani della moglie di Potifaro. Beged vuol dire anche ingannare. Quindi Giacobbe porta un indumento che lo riveste come un manto, Semalot, questo simla. Lo stesso termine compare in Genesi 41,14 quando Giuseppe esce di prigione. Quando esce di prigione si veste, mette l'abito della prigione, mette questo simla, questa veste come quella di Giacobbe, e poi ritorna anche quando si trova la coppa nel sacco di Beniamino e si strappano i loro abiti, che sono è la stessa parola. Poi c'è un'altra veste ancora, che è quella che Giuseppe opera da fare, oh, sono le vesti di lino, vesti di lino. Come vedete c'è un'unica veste che è solo di Giuseppe, che è quel chetone Assim, che è l'origine dell'olio e della storia. Probabilmente senza quella veste, senza i sogni, non ci sarebbe quell'odio dei fratelli nei suoi confronti. Poi le altre vesti hanno un ruolo diverso. Nelle varie fasi del racconto. Guardate che lavorando sulle vesti, in molti racconti si può costruire una storia incredibile. Ruth, il libro di Ruth, lavorando sul termine usato per indicare la veste, si può costruire una serie incredibile di elementi fondanti per capire il senso del testo. Quindi è importante questo aspetto, Poi, visto che non stiamo a ripeterci, poi c'è il pozzo Bor, vuol dire pozzo, vuol dire cisterna, vuol dire tante cose, compare più volte nel racconto. Quindi c'è Ruben che consiglia di gettare Giuseppe nel pozzo, i fratelli lo gettano nel pozzo che è senza acqua. E attenzione, perché Bor come metafora indica anche la fossa, la tomba, è uno dei termini usati per scendere nella Bor, nella tomba, che è uno dei tanti termini utilizzati nell'ebraico biblico come metafora per indicare la morte e la tomba. Quindi c'è una sorta di scendere nel pozzo, nella tomba, e tornare fuori. Poi nel pozzo ci scende due volte Giuseppe, perché si chiamerà pozzo anche la prigione in cui Giuseppe viene rinchiuso in Egitto. Potifaro lo fa mettere nella prigione particolare del re, i dipendenti del re, però da lì lo mettono nella parte più profonda, che si chiama Bor, il pozzo, e di nuovo nel pozzo, quindi due volte nel pozzo, fratelli. E poi con Potifar per la storia con la moglie di Potifar, ok? Tunica e pozzo. La tunica e il pozzo sono due elementi importanti in questa storia, non in generale, in questa storia, e possono essere letti volendo in prospettiva messianica. E questo ci riporta di nuovo al punto di partenza. Genesi 37-50, compreso anche Genesi 38, okay, è un racconto unitario che ha un ruolo specifico nel canone, nel punto in cui è inserito, in particolare in prospettiva messianica. La lettura messianica può essere una lettura ebraica, un tipo, cristiana, teologica di un altro tipo, ma bisogna tenere presente questi aspetti
questi aspetti che ci riportano tutti a questa prospettiva messianica, che si è raccontato nella Bibbia, questo lungo racconto, e se inserito in quel contesto, deve avere una prospettiva importante. Nel contesto biblico è una prospettiva messianica, di speranza messianica, di apertura messianica verso David, ma non solo verso David. E questo ci fa capire anche il ruolo di quella tunica, qui privilegiare questo figlio, cosa che verrà, che si Giacobbe conserva memoria di quel sogno, qualcosa che si deve avverare, se non in Giuseppe sarà nei suoi figli e nei figli dei suoi figli, nella prospettiva, quindi nella prospettiva, e con la storia di Giuda, che diventa fondamentale perché si sovrappone alla storia di Giuseppe, diventa uno degli elementi che ci fanno comprendere la storia di Giuseppe, la prospettiva messianica diventa ancora più pregnante e forte, perché porta a David e tramite David alla via Messia o a Cristo, se si interpreta in modo. Io spero di non avervi fatto addormentare, no, e di avere portato qualche elemento di conoscenza che possa essere utile anche per i prossimi incontri, per le prossime attività che farete sul racconto di Giuseppe. Grazie.